grazie per gli addominali. Allora, uno dei miei addominali preferiti sono planche, in tante salse, tante planche in tante salse, perché sono quelli che io ho notato che ti danno il miglior tono muscolare. Certo, ci devi lavorarci per arrivare, però sono movimenti che veramente fatto con costanza tutti i santi giorni, ma dico tutti i santi giorni, partendo da 3 minuti, arrivando con me a 10 minuti al giorno, danno tanta tonicità, cioè più di quelle che potresti sperare. Allora, scendiamo giù, gomiti giù, ok? Voi potete interrompere questo esercizio a 20 secondi, non è un problema, però quello che vorrei farti provare di fare è che anche se, cioè, recuperi, ok? 20 secondi, dopo 20 secondi che è ora, ok? Ti puoi anche recuperare se necessario, ma poi una volta che te la senti subito rimetterti nella mischia, fallo, ok? Rimetterti nella mischia, facciamo un minuto per ogni posizione, ok? E questi, ripeto, io lo faccio, tu provi di seguirmi, ok? Quando puoi ti ributti nella mischia, ma non gettare la spugna, non dire oggi no, perché sai che cos'è? È che quando lavori al tempo è più facile, ok? Perché adesso fra 10 secondi il nostro primo minuto è passato. Adesso se tu ti sei in recupero fra 4 secondi ti devi anche tu ricominciare il prossimo esercizio. Sai plancia, ok? Ci mettiamo lateralmente, sempre un minuto, sollevo da basso verso alto, ok? Spesso e volentieri molte donne sentono problemi sulle braccia perché la donna non ha tanto forza sulle braccia. A quel punto poggiti magari un po' più con le gambe divaricate e utilizza anche il braccio superiore per darti un po' di sostegno. Più le gambe sono allineate, più sei soltanto su un braccio e su un piede, più è difficile. Più che sei in quadrupedia o spostato su, non quadrupedia, ma sulle quattro appoggi delle mani e i piedi, più facile diventa. Ci manca ancora 20 secondi, visto abbiamo già fatto 40 secondi, sollevo tanto bene. Ok, dopodiché 15 secondi andremo sull'altra parte, ok? Scattandoci come delle ninja, ok? Perché non voglio perdere tanto tempo, ancora 3, 2, 1, sposto e la porto dall'altra parte, andiamo giù, ancora un minuto, ok? Trovo un bel cuscino sotto il gomito perché altrimenti potrebbe dare fastidio, sollevo, senti proprio la spinta da basso verso alto, ok? Se non te la senti e non ce la fai a farlo sollevato sul piede, sul gomito, puoi appoggiare il ginocchio e stare in una mezza plancia, ok? Ci mancano ancora 35 secondi. Ok, ricordi, puoi anche divaricare poco a poco sui 4 appoggi, dipende come ti vuoi mettere. Te lo consiglio di fare questo con le scarpe, io lo sto facendo senza le scarpe, è più comodo con le scarpe. E saremo alla fine di questo esercizio da 3 minuti. Vedi come passo in fretta. Ok, tecnicamente i tuoi 3 minuti potrebbero essere finiti, però io andrò avanti perché voglio spronarvi, perché in 2 settimane ti devo dare tanti tanti risultati e per avere questi risultati dobbiamo lavorare tanto. Ok, ritorniamo di nuovo centrale. Ok, centrale. A questo punto sollevamo poco poco i fianchi, ok? Per questo minuto lo sollevamo i fianchi, addominali tesi, ok? Più su, non voglio che lo sentite sulla schiena. La cosa più bella di plancia è che ti permette di fare gli addominali senza sentire tanto fastidio sul collo, sulla colonna vertebrale, perché ovviamente non siamo appoggiati a terra. Stiamo lavorando tantissimo sul cingolo pelvico, cioè sentirai veramente meno mal di schiena più lo fai le plance. Molte persone mi hanno seguito sui miei canali altrove, su YouTube, quant'altro, e con la costanza, ma stiamo parlando di mesi, non stiamo parlando di giorni, hanno notato tanto 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 risultati. E questo è quello che voglio invitare anche voi, e di essere costanti, ok? Di nuovo giriamo su un fianco per un minuto,
La costanza è quella che premia, ok? Più lo facciamo con costanza, più io posso darti risultati. Tutti mi dicono, oh, come è possibile che 50 anni stai così? Costanza. Io ogni giorno faccio qualche cosa, non è che io sono più disciplinata degli altri. La disciplina non ci nasce disciplinati, diventi disciplinati legato alla dopamina. Ti puoi regolare questa dopamina attraverso la lista della dopamina, attraverso il diario, e il diario aiuta tantissimo, e un bello orologio. Un orologio ti aiuta ad essere disciplinatissimo, perché quando dici guarda devo fare 10 minuti e ti metti a guardare quell'orologio, quei 10 minuti passano in fretta, perché magari passi da un esercizio all'altro, a minuto, 10 minuti sono fatti. Poi vedrai che dopo un po' di tempo quei 10 minuti diventano 12 minuti, poi 15 minuti, e poi magari fai 10 minuti di addominali e 10 minuti di glutei e 10 minuti di corsa, ok? Cambi dall'altra parte, dai, dall'altra parte, semplici, efficaci, veloci. Parlo tanto per farvi dimenticare che stiamo facendo questo lavoro. Se ti senti l'esigenza di interrompere, ti puoi interrompere, però non spegnere. Non desistere, non dici ah no adesso basta, io non faccio più niente, basta, ho completato il mio allenamento, perché sarebbe come gettare la spugna. E per sentirci guerrieri dobbiamo sentirci anche un pizzico, posso dire, fatica, un pizzico di dolore, un pizzico di fatica, perché alla fine ti senti proprio contento di se stessi, cioè mamma mia quanto sono forte, quanto sono un guerriero. Ancora 15 secondi, saremo a 6 minuti, aggiungo l'ultimo movimento di sollevamento ma a rovescio, ok, ancora 5, 4, 3, 2, 1, ok, metti le mani dietro di te, sollevo proprio i fianchi per un minuto, ok? Proprio per aiutarci anche a potenziare la schiena, perché cingolo pelvico, la cintura che ci agguanta dalle ossa delle anche alle costole, perché là dentro, punto vita, non c'è ossa, c'è soltanto carne, c'è soltanto i muscoli che ci possono fare una sorta di corazza, una sorta di cintura protettiva degli organi interni, delle viscere, ok? Ed è quel grasso addominale che ovviamente è un indicatore di possibili problemi, ok? Possibili problemi cardiovascolari, diabete, sindrome metabolica, insomma altre cose così. Più riusciamo a ridurre il grasso viscerale meglio è, ok? E in parte dobbiamo fare allenamenti, perché tutti o tanti dicono no, devo soltanto l'alimentazione. No, è anche l'alimentazione, ma è anche tantissimo anche gli esercizi, insomma. È tutto il lavoro insieme, non c'è la bacchetta magica, ma tanti bacchette magiche che lavorano insieme. Immagino che abbiamo fatto un minuto. Ah sì, l'abbiamo fatto un minuto. E con questo abbiamo fatto anche i nostri addominali. Ricordi che tu puoi entrare ed uscire da questo allenamento quando devi, ma senza spegnere il video, ok? Tra me e te sappi che quel video deve rimanere acceso, perché io sono una sorta di grillo parlante. La tua coscienza che ti aiuta sempre a migliorare, e questo ti aiuta ad avere quei risultati che volevi, ok? E così giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, è un viaggio, ok? Non guardiamo la meta, guardiamo il viaggio. Ti posso garantire, se tu cominci a vivere il tuo corpo come se fosse un parco giochi, ok? Proprio un cane che vuole essere portato al parco, e cominci a giocare con il tuo corpo, a un certo punto diventa un divertimento garantito. E come possiamo entrare in quel parco giochi? Rientrando in padronanza della muscolatura, rientrando nella padronanza del movimento stesso, per far sì che il tuo corpo ti permette di gioire, ballare, cantare, correre, saltare, insomma fare tutto quello che vuoi fare in questa meravigliosa vita, ok? Ti auguro una giornata splendida, diciamolo insieme, mi amo, mi accetto come sono. La facciamo 3 volte, 1, 2, 3. Mi amo e mi accetto come sono, mi amo e mi accetto come sono, mi amo e mi accetto come sono. È stato difficile? Beh, ricordati, tu devi essere il migliore amico di te stesso, ok? Nessun altro può farlo per te, però ti posso garantire è possibile. Sono la prova vivente che si può vivere sempre al massimo per se stessi, ok? Un bacio dalla Jill, ti aspetto al prossimo allenamento insieme. Ciao!